Sì, come anticipavamo in apertura, la situazione è difficile anche a Pizzo, dove i danni provocati dal maltempo mettono in pericolo il costone di roccia sopra l'autostrada A2. Il piano assetto idrogeologico della Calabria la indica come una frana superficiale, ma il Comune ha chiesto un tavolo tecnico al prefetto di Vibo per accelerare gli interventi di messa in sicurezza. Ci colleghiamo dunque in diretta con Karen Sarlo. Karen, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Le piogge degli ultimi giorni hanno messo a dura prova anche questa parte di territorio. Siamo a Pizzo, siamo in località Mazzotta. Come vedete, la frana insiste proprio sotto il viadotto dell'autostrada, il tratto che collega Pizzo a Sant'Onofrio. Vedete, la frana scende giù da sotto i piloni. Per fortuna si ferma qui, causando tutto sommato pochi danni. Di fronte a noi, dietro la nostra telecamera, ci sono delle abitazioni. Io sono in compagnia di Michele Folino, che è responsabile dell'emergenza della protezione civile. Allora, intanto diciamo se questa è una situazione in sicurezza, credo proprio di sì, altrimenti non ci saremmo dati appuntamento qui. Sì, noi siamo proprio al piede della frana che è partita circa 70 metri più a monte, in prossimità dei piloni dell'autostrada, che però stanno in sicurezza in quanto i tecnici dell'ANAS hanno già verificato questo. I piloni sono attestati a circa 30 metri di profondità sul substrato cristallino. Questa è una frana comunque superficiale, una colata di detrito che ha interessato i primi 7-8 metri di terreno, che si è riempito d'acqua ed è colato praticamente fino a noi, fermandosi per fortuna a pochi metri dalle case. Diciamo che anche qui il problema sono sempre la reggimentazione delle acque. Assolutamente sì, l'incuria dell'uomo, la mancata manutenzione fa sì che l'acqua scorra in maniera disordinata lungo questo versante che comunque è già mappato dal PAI come a rischio frana. Quindi questo non è altro che un segnale di pericolo che accende l'attenzione su tutto quello che è il versante va monitorato. Questa frana oramai si è fermata qui, ha finito, diciamo, il suo motore si è fermato perché la gravità è arrivata in piano, può solo evolvere in superficie, ma qui l'ANAS sta intervenendo per mettere in sicurezza l'area. Bisognerà preoccuparsi però nei giorni futuri, nei mesi futuri, dell'intero versante. Ecco, grazie alle nostre immagini potete vedere che le gru sono in questo momento al lavoro, alle nostre spalle, l'ANAS che si è già attivata proprio per mettere in sicurezza, per diciamo, recuperare quelli che sono i danni che sono stati fatti in questo terreno, che è un terreno privato, 50 alberi di ulivo, albicocca, limoni, mandarini completamente distrutto, ma tutto sommato un danno relativo. Qui si vuole agire preventivamente, tant'è vero che questa mattina c'è stato un tavolo tecnico richiesto dal commissario prefettizio del comune di Vibo Valentia. Il prefetto Zito ha subito accettato e ha convocato le parti, quindi questa mattina c'erano la protezione civile, l'ANAS, la Ferrovie della Calabria, perché ricordiamo che qui c'è anche un tratto che interessa le ferrovie, Sorica, la SNAM e ovviamente la regione. Il tavolo, da cosa è uscito da questo tavolo? Appunto quello che si diceva prima, ovvero che bisogna sicuramente intervenire su questa porzione di frana per metterla in sicurezza e poi iniziare a fare un ragionamento invece su tutto il versante per reggimentare insieme a tutti gli enti e ai privati che stanno a monte, che poi coltivano i loro terreni e scaricano l'acqua lungo il versante. E soprattutto puoi trovare una soluzione perché questo versante comunque fa arrivare sotto frane se arrivano, ma acqua, che poi trovano un muro, una barriera rappresentata da queste case. Qui c'è stata un'edificazione comunque non molto È controllata. sempre l'uomo che violenta la nostra natura e noi vi lasciamo adesso con le dichiarazioni del commissario prefettizio di Pizzo, che è Antonio Reppucci, che è stato appunto accolto dal prefetto di Vibo Valentia Francesco Zito. Le loro dichiarazioni e poi la linea può tornare in studio. Una provincia dove le infrastrutture sono concentrate in quel territorio, perché abbiamo l'autostrada A2, abbiamo la statale 18, abbiamo la ferrovia, abbiamo la strada provinciale 522, è una zona comunque urbanizzata, è una zona fragile, sappiamo che è una zona a rischio frane e questa frana che c'è stata sul territorio non bisogna né enfatizzarla né minimizzarla, questo è il motivo della riunione di oggi. Proprio fare il punto della situazione, capire nell'immediato quali sono le iniziative che devono essere intraprese, ma soprattutto in prospettiva capire come poter intervenire su questo territorio, su quella zona. In passato il Comune era stato destinatario di un finanziamento di 492 mila euro.
e noi come commissione straordinaria circa 3 mesi fa abbiamo chiesto circa 1 milione di euro al Ministero dell'Interno da spendere appunto per rendere, per consolidare quella fascia critica e vulnerabile del territorio napitino.